Ciao a tutti, allora, oggi realizzeremo in questo video un piccolo progetto craft, diciamo così, di riciclo. Praticamente in questi giorni di quarantena mi sono trovata a sistemare la mia scrivania perché c'era un caos incredibile, ma so che voi potete capirmi. E praticamente mi sono resa conto di avere un sacco di fogli. Avete presente ho appunto misure strane perché appunto così un po' resti di altri progetti e quindi con misure strane oppure magari avete presente tutte quelle fotocopie che avete stampato solo fronte che però non vi servono più, però quella è carta buona che potete ancora utilizzare che è un peccato buttare via. E il discorso qual è? Che se la si lascia così a me dopo, anche se la metto ordinata, io già dopo 2 minuti ce l'ho in questa situazione di disordine e quindi ho deciso di trovare un metodo per sistemarla al meglio. Come? Facendo dei block notice, praticamente con i fogli che si staccano. È semplicissimo, non avete bisogno di niente, non avete bisogno neanche di essere precisi perché appunto essendo, cioè, è un materiale che poi rimane vostro. E niente, quindi non sto inventando sicuramente nulla di nuovo, però è giusto per farvi capire un pochino. Cosa vi serve appunto la carta? Io qui ne ho selezionata già un po' con tutta più o meno di una misura, più o meno, perché se vedete in realtà qua, no, forse non riuscite a percepire dal video, comunque non è tutta perfettamente uguale, ecco, forse di lato si vede un po' di più, ma non ha nessuna importanza. Possono esserci anche fogli di vario tipo, anche qua è tutta carta comune, però potevano esserci anche fogli a righe. Dopo magari faccio vedere un altro esempio perché ne ho uno che ho già preparato, si sta asciugando, adesso vedrete il perché alla fine del video, perché proprio l'idea mi è venuta proprio mentre di fare il video, mentre già ne avevo fatto un altro, quindi mi è venuta mentre già stavo facendo un altro di questi block notice, intendo dire. Quindi niente, che cosa vi serve? Vi serve, ah, scusatemi al solito per l'inquadratura pessima, ma non sono molto attrezzata ancora. La carta che volete riciclare, se dovete tagliare la misura, questo non è il mio caso, la lascerò così perché più o meno va bene, è più o meno tutta una misura la carta, quindi non mi serve. Però se dovete tagliarla, vi suggerisco di fare con tappetino da taglio, cutter e righello, meglio se di metallo, io ce l'ho di plastica, se no anche le forbici, che con questo metodo andate più veloci. E poi vi serve la colla. Allora, se avete la UU, quella gialla è magnifica. Io a casa ho l'artiglio che mi piace meno perché è un po' troppo liquida, anche più liquida rispetto alla UU, però insomma ho questa, quindi uso questa. Se no va bene anche la vinilica, vanno bene un po' tutte e tre. Per aiutarvi potrebbero, ma non sono necessarie, però potrebbero esservi utili delle mollettine tipo queste. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per prima cosa, appunto, mi assicuro che la carta sia messa tutta dal lato giusto. Cioè, quindi, cosa intendo dire? Allora, qua ci sono anche dei pezzi di carta che proprio non c'entrano niente, perché questi non vanno bene per questo block notice. Con questi vedremo di farci altro. Sì, ok, ci siamo. La carta è messa tutta dallo stesso lato, quindi il foglio pulito è da questa parte, da qua c'è il foglio utilizzato. Praticamente abbiamo già quasi finito. Sistemo un po' i fogli in questa maniera, su due lati. È importante, soprattutto, cioè di qua e di qua. Se voi volete essere precise, potete benissimo esserlo, a me non interessano questi due lati, perché comunque è un block notice che rimarrà a me. E, appunto,
Quindi mi interessa che questo lato sia bello piatto. Vi conviene prendere un bel po' di fogli, comunque sia, perché sennò non vi riesce il lavoro. Fermo il block notes con due mollettine, quindi così il più vicino state alla punta, meglio è. Alla punta, cioè al lato che dovete, qua andrà la colla praticamente, no? Più vicine state con queste, con le mollettine, a questo punto meglio è. Ok, bene. E a questo punto su questo lato vado a mettere la colla. Ok, io non so se riuscite a vederlo, forse lo intravedete, ho messo uno strato di colla di quell'artiglio. E cosa faccio? Prendo il mio bel ditino e lo vado a spalmare. In maniera tale che la stesura venga fatta bella uniforme e insomma appiattisco anche un po' il lavoro. Vediamo se riesco a farvi vedere. Sento molto Clio Makeup in questo momento, in cui non riesco a mettere a fuoco il bordo. Comunque, questo è. Adesso non mi resta che aspettare e poi faccio vedere il risultato finito praticamente. Ok, considerazioni finali sul nostro progetto. Il mio blocchetto è pronto, la colla si è asciugata, è ancora appena appiccicosa, ma il risultato è perfetto, direi. E come vedete i fogli stanno belli attaccati e quando voglio scrivo e poi ne stacco uno. Quindi è veramente comodo e almeno i fogli stanno belli ordinati, anche se io li sposto vedete che stanno belli fermi. Ho ancora qualche altro suggerimento perché nel frattempo che aspettavo che asciugasse questo ne ho fatto qualche altro. Così vi posso dare anche qualche altra idea. Allora, questo è l'ultimo che ho fatto, infatti non è ancora asciutto, comunque l'ho fatto per farvi vedere il formato. È tutto con carte di misure diverse. Sì, penso che si noti. Più o meno solo l'altezza e più o meno solo la larghezza, volevo dire, più o meno simile, perché l'ho tagliato sul momento con delle carte così in eccesso da altri progetti. Non lo stacco ancora perché si sta asciugando, quindi lo lascio ancora così. In generale, più è spesso il blocchetto, più facile è l'operazione del mettere la colla e più sta adeso. Ho notato questa cosa. Chiaramente un blocchetto del genere su un'agenda è comodissimo. Potete, già che ci siete, anche rilegare assieme, sempre con questo metodo della colla, un pezzo di cartoncino giusto per rendere il blocco un po' meno flessibile, un po' più rigido, e lo inserite nella tasca dell'agenda in maniera veramente perfetta. Non lo stacco ancora perché è l'ultimo che ho fatto, quindi aspetto ancora un pochino che la colla si asciughi. Poi, ecco, quello che volevo dirvi, per esempio, questo è invece il primo che ho fatto prima di iniziare il video. Questo con tanti tipi di carta diversi, fogli diversi. Questo è venuto un po' meno bene perché è più sottile. Quindi probabilmente qualche foglio, nel momento in cui dovrò staccarlo, probabilmente mi si strapperà perché la colla è tipo, cioè i fogli non stavano belli compatti tra di loro e quindi è scesa un po'. Quindi qualche foglio probabilmente è incollato, non solo sulla, diciamo in alto, ma anche proprio tra i fogli stessi, comunque poco male perché, ripeto, questi sono fogli in cui uno scrive una cosa al volo, magari mentre è al telefono, niente di che. E poi, ultimo, ma non per importanza, ho realizzato, dicevo, ultimo, ma non per importanza, ho fatto anche questo in formato A4 perché oggettivamente è molto comodo, è un peccato tagliare apposta dei fogli che sono già a 4, che
Comunque si possono usare anche per la stampa. Io spesso, per esempio, se viene mia nipote a casa, anziché usare un foglio normale, magari le stampo qualcosina da colorare su uno di questi fogli così già utilizzati, no? Però ho notato un'altra cosa, cioè che più è largo il lato da incollare, più poi avete bisogno di mettere le mollettine proprio sul lato incollato, perché sennò tendono anche qui ad aprirsi. Anche qui c'è da dire che lo spessore non è tantissimo, quindi anche questo non ha aiutato particolarmente. Però facendo così, quindi mettendo la colla, spalmandola con il dito, poi mettendo la mollettina, spostandola dal lato dove l'avevo messa inizialmente al lato incollato, funziona molto bene. Diciamo che ormai possiamo anche provarlo, perché si dovrebbe essere asciugato. Ho incollato in parte anche la mollettina. Bene. Sì, direi che funge. E così i miei fogli saranno ordinati e non andranno in giro per la scrivania. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Esservi stato utile in qualche modo, specialmente se anche voi come me state dando una riordinata, specialmente alla vostra scrivania, in questi giorni di clausura praticamente. E niente, state a casa e ci vediamo presto. Ciao!